È bello, è stimolante perché comunque per me tornare a Manfredonia è come tornare a casa. Fare gol è sempre bello per un attaccante, l'importante era portare punti. Ci siamo riusciti oggi, probabilmente non siamo contenti fino in fondo, però affrontavamo una squadra forte con altre ambizioni e quindi dobbiamo guardare avanti. Proprio l'errore inconscio che abbiamo fatto noi in mezzo al campo, perché abbiamo fatto il pareggio, poi c'è stata l'espulsione del loro terzino, allora inconsciamente ci siamo spinti tutti in avanti. Abbiamo preso due o tre contropiedi da pazzi. Uno Grasso se ne è salvato e l'altro abbiamo preso una punizione, poi Crucitti c'ha un gran piede. Abbiamo preso il 2-1, quindi siamo stati bravi a riprenderla al 90° con Roberto De Giosa. Non è questione di lanci lunghi, è una questione di tranquillità e serenità, perché ci sono stati a tratti dopo il gol abbiamo fatto 5 minuti, 10 minuti di gran gioco, perché mentalmente eravamo più sereni, ci eravamo sbloccati, probabilmente data dalla situazione, data dai punti in classifica, si sentono in mezzo al campo quando poi prendi gol. Quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso, ad essere tranquilli, a fare sempre le stesse cose, quelle che sappiamo fare, di giocare a calcio, ma sempre con lo spirito battagliero determinato che poi ci ha sempre contraddistinto in questi anni, perché poi Manfredonia è sempre riuscita poi a lottare tutte le partite.